Ciao Presidente, quanto fa male perdere un derby che decide forse un'intera stagione? Fa malissimo, ovviamente non c'è tanta voglia di parlare, però in questi casi bisogna ovviamente prendersi sulle spalle tutte le responsabilità che giustamente si hanno. Io evidentemente, anche se da un punto di vista della coscienza abbiamo fatto e ho fatto tutto il possibile, evidentemente siamo abbastanza bravi, evidentemente non è bastato. Però purtroppo il calcio è così, il calcio è la vita, bisogna prendersi le belle vittorie e bisogna capire anche i propri limiti e le proprie sconfitte. E noi abbiamo dimostrato tanti limiti e tanti difetti purtroppo. Quindi bisogna sempre prendersi la responsabilità di tutto. Si assume le responsabilità della stagione, nel senso parla di limiti, dove sono stati i limiti, nella fattispecie? Limiti di giustizia sportiva, evidentemente. Dal punto di vista organizzativo, guarda, credo che non abbiamo fatto mancare niente, però a limite di giustizia sportiva bisogna fare una riflessione, bisogna capire che scelte, certe scelte sono state sbagliate. Bisogna, ovviamente poi non è che si possono individuare le scelte. Tante cose fa giudicarle se ci si è dentro e bisogna capire tutte le dinamiche, tante cose, adesso non mi sto riferendo come particolare, ma evidentemente una serie di scelte che sono state fatte sono state sbagliate da parte nostra. Bisogna essere abbastanza umili e realisti, così come lo sono sempre stati, sia nelle vittorie sia come oggi nelle sconfitte. Dopo il girone, dopo la partita d'andata, 7 punti in più rispetto alla Nusei, oggi siete venuti qui e avevate 5 in meno, ora sono diventati... Ovviamente è frutto delle scelte sbagliate. Presidente, buonasera. Prima di tutto grazie per la sua disponibilità, perché metterti la faccia come sta facendo lei, non è da tutti. Almeno in questo, no, lei è stato ed è molto onesto. È sicuramente il primo anno di Serie D, non era facile, è una Serie D difficile più dell'anno scorso forse. Forse avete preparato troppo lo scotto del noviziato di questa categoria, o che cosa è stato? Probabilmente anche quello. Poi ci sono tanti fattori, cioè ovviamente dalla prima partita all'ultima che hanno condizionato, diciamo, il successo della stagione. Però ovviamente avendo qualche anno di esperienza in più, come negli altri categorie che avevamo, ci aiuta. Ovvio che l'esperienza è importantissima. È capitato in un anno particolarmente difficile, dove nessuno ha mollato, non ci ha aiutato, però non è una scusa. Dobbiamo prenderci la nostra responsabilità, il campionato era questo, e non siamo stati in grado. Penso che voi siate i primi a non volere aiuti esterni, assolutamente no, ve lo dovete giocare voi, come tutte le squadre, perché certo, siete onesti. Certo, poi chiaramente non sempre va bene, io mi auguro che questa esperienza positiva nel negativo vi serva da lezione e vi serva per l'avventura, per migliorare. Certo, tutto fa esperienza, tutto ti forma, diciamo che ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, per cui... Questa ci mancava, ma la metteremo in cassaforte. Qualcuno diceva non finisce mica qui. No. Sicuramente il torneo non finisce mica qui. No, sicuramente no, perché adesso non è personale. Cambiano i presidenti, cambiano i giocatori. Sì. Una cosa certa che resta è la squadra. La società resterà sempre. Comunque grazie per la sua disponibilità. Posso? Sì. In cosa pensate, cioè in cosa volete cambiare da dicembre dopo aver fatto le scelte che adesso non hanno pagato? Qual era l'intento? Dove che volete migliorare? Guarda, io non parlo di intento di cambiare relativamente alle scelte di dicembre, perché sinceramente non è quello il problema di dicembre. Si è cambiato per una serie di situazioni che ovviamente bisogna prendersi le responsabilità, non era sicuramente una scelta di carattere tecnico.
perché la museo ha vissuto una rivoluzione l'anno prima, è andata bene, magari non so se c'era anche una traccia in quello. Io non so quello che è successo alla museo, sinceramente, non sono informato. Perché è difficile una serie di costruire le squadre, a maggior ragione rifarle a dicembre, non sempre va bene. Certo, molto, è molto complesso, sinceramente non è che stavamo ricercando quello. Quindi erano inevitabili le scelte di dicembre, perché si parte sempre dalla posizione di classifica che non fa pensare. Ci sono stati dei motivi, diciamo, che gradire rimane solo tra gli attori principali, perché no, sicuramente non sono di carattere tecnico sportivo. E che cosa è mancato la squadra in questi mesi per poter magari giocarsi meglio le carte nel finale? Io guardi, ovviamente non sono la persona adeguato da un giudizio tecnico, però in questi anni un po' abbiamo vissuto un po' di calcio in pieno nel nostro piccolo. Probabilmente è mancata la fiducia all'interno del gruppo per poter credere ai risultati. Probabilmente erano anche possibili, però quando manca un po' di autostima, un po' le cose ti vanno male, entri in un vortice dove è difficile uscire. Poi magari abbiamo delle anche altri tipi di carenze tecniche, carenze morali, ovviamente. Però io ovviamente non mi vado a buttare le colpe mai in su. Io una cosa che non sopporto nel calcio, guarda, il calcio secondo me una delle cose preferite è fare lo scaricabarile. Quindi mi assumo, preferisco assumermi qualche responsabilità in più io, non buttare contro i ragazzi, contro gli allenatori che comunque tutti sono impegnati, contro chi sia. Parlandoci della Musei, qual è la caratteristica principale che riscontrate nella sua avversaria? Io non guardo mai le partite degli altri, comunque la Musei, quello che mi è sembrato oggi, una squadra si vede l'ottimo lavoro che hanno fatto sia dal punto di vista tecnico che anche dal punto di vista del gruppo, sono impegnati tanto. Ovviamente se facciamo un giudizio su questa partita, meritavano sicuramente la vittoria. Dispiace un po', diciamo, ma non è una scusa assolutamente l'atteggiamento dell'arbitro. È stato vergognoso, come atteggiamento, come scelta. Abbiamo meritato di perdere, ed è giusto che abbiamo perso. Quindi non sono neanche quello che ovviamente si vede 8 cartellini gialli, non so quanto, un'espulsione. Abbiamo vissuto una partita e giocata correttamente da molte parti, anzi. Questo ci fa onore un po' a tutti e due, che una partita così, diciamo, pesante l'abbiamo gestita correttamente in maniera adeguata all'importanza di un evento del genere. Altre domande? Per me un'ultima, riferendosi alla rivoluzione di dicembre, ha detto che certe cose preferisce tenerle. Non parlare della Madonna, però ho già risposto. No, per carità, volevo capire. Ho già risposto. A posto. Dicembre non mi sembra corretto parlare di cose, non ci sono molti attori e quindi cioè, io parlo per me. Io ho detto che per me non era una scelta tecnica, ovviamente. No, infatti io avrei voluto solamente capire se un giorno ci sarà una spiegazione più chiara, solo questo. No, guarda, a parte mia non sicuramente. Ok, perfetto. C'è sempre messo la faccia, questo te lo devo riconoscere, sempre. E questo nessuno me lo può negare. Altri non. E non te lo può negare. E gli altri non l'hanno. Un po' ovviamente. Perfetto. Ringraziato. Noi siamo contenti, io sono da me stesso. Della società che rappresento, anzi adesso ne approfitto, che tra tanti mali, io da un punto di vista mi sento abbastanza anche orgoglioso della nostra dirigenza, perché ha mantenuto gli impegni. Quindi al di là delle scelte tecniche c'è una dirigenza che lavora, una dirigenza che ci ha messo molto di su. Da questo punto di vista diciamo che siamo cresciuti esponenzialmente, sì, come in vari settori. Ovviamente bisogna, poi a livello di scelte tecniche e sportive evidentemente si è sbagliato. No, ma sono d'accordissimo, sicuramente le cose della squadra, della dirigenza le sapete voi, chi siamo noi per giudicare gli altri? Noi giudichiamo, noi facciamo i cronisti, diciamo e raccontiamo quello che vediamo. Se dopo diciamo cose che non vediamo e che non sappiamo, è pura fantasia, non avrebbe senso. Sono d'accordo con te.
Grazie comunque. Grazie. Domenica prossima guarderà la classifica. Sì. Intanto vado a fare quella partita lì e poi guardo la classifica. È il momento di guardare, anche se ad oggi penso che 26 punti della mia gestione sono tanti. Quanti? 26. Graziani 1, Scettici 0. No, gli Scettici non ci sono mai stati. Io quando sbaglio qualcosa vado da una persona e gli chiedo scusa. Io. Gli altri mi fanno fatica. Si sta profilando, a meno che non si riesca a raggiungere la salvezza diretta, a un play out in casa. No, si sta profilando che io domenica devo andare a Flaminia. Certo, però dopo, è chiaro che... Dopo Flaminia, quando vengo via da Flaminia, vediamo la classifica. E poi vediamo l'ultima partita. Dopodiché, in questo momento qui le cose dicono questo. Quando sono arrivato, il primo obiettivo era dove procedere direttamente, ce l'abbiamo fatta. Il secondo obiettivo era quello di fare play out indipendentemente. Ora cominciamo a farci la bocca buona a un play out in casa. Non ci credeva nessuno, no? Mi sono messo a lavorare. Bisogna ringraziare quei ragazzi là, io non finirò mai di ringraziarli perché non vedete cosa fanno e quindi c'era solo da dargli autoconvinzione e da mettergli del lavoro dentro, però il lavoro dentro non si mette a caso, c'è chi lo sa mettere e chi no. Poi dopo ci sono i palati fini che cominciano a dire, sai, durante la settimana vieni bene, ma poi le partite no. 26. In un girone di ritorno che è sempre il più difficile di tutti, 26-26-52. Noi siamo a giocarci playoff con questa squadra qui, con questa squadra sbandata, che in 17 partite con i fenomeni ha fatto 8 punti e invece con l'ultimo arrivato ne ha fatti 26, ci sarebbe da fare altre discussioni, non ne voglio. Venendo alla partita, quanto ha sentito lei il derby oppure è stata una partita tra virgolette normale? Preparata come sempre in settimana, dove l'avete vinta? Allora, tanto la vincono sempre i miei giocatori. Prima della partita io gli ho detto questa frase qui ai miei giocatori, gli ho detto guardate, è più importante l'aspetto mentale o è più importante il gioco? Sotto l'aspetto mentale ognuno reagisce come vuole. E quindi ci può essere quello che la senti di più, quello che la senti di meno. Il gioco no, il gioco è l'interpretazione di quello che noi facciamo. Quindi noi la dovevamo mettere sul gioco. Come l'ho vissuta? L'ho vissuta bene, perché grazie al mio modo di essere non uso social. E quindi non so che cosa è passato intorno lì, ma l'ho vissuta giorno per strada, perché mi sono assentato fino a mercoledì, non ho voluto sentire nessuno. Giovedì, venerdì e sabato ho fatto un paio di giri alla Musea.
e lì ti rendi conto come la gente la vive. Era una cosa importante per loro, no? Però non ce n'è stato nessuno che mi ha messo pressione o ci ha messo pressione. Ho sentito come un calore tutto intorno a questa squadra che è nato piano piano da quando sono arrivato io. Ho cercato io di portare i giocatori vicino alle persone e ci stanno ripagando. Mister, sulla gara, bell'approccio, siete partiti bene cercando il gol, l'avete trovato. Lì manca il raddoppio per chiuderla. All'intervallo c'è un timore perché poi le gare possono cambiare anche nel rifiatare. No, la gara non mi è piaciuta a me in un certo modo. Cioè noi, oggi è stata la peggior partita che noi abbiamo fatto sul palleggio di fase offensiva. Perché questa squadra qui fa molto meglio sul palleggio della fase offensiva. Oggi noi sicuramente si sentiva questa partita, l'abbiamo, non dico sbagliata, l'abbiamo interpretata in un altro modo e non mi è piaciuto, lo dite ai miei ragazzi fra il primo e il secondo tempo, non mi è piaciuto questo adagiarsi a dei ritmi troppo bassi che a noi non ci competono. Lì noi si rischiava di perdere palla, si rischiava sulla giocata offensiva di riprendere una ripartenza o qualcosa da loro, ma perché era dettato dal ritmo basso. Se fosse stata una giocata accelerata, veloce, non mi preoccupava. Mi preoccupava che in quel momento lì noi ci si adattava a un modo che non possiamo mai giocare. A ritmi bassi noi non possiamo giocare. Quello che gli chiedo io ai miei giocatori è di sbagliare 1000 volte, ma farla 1000 volte. Oggi noi sbagliavamo e lo facevamo a 2:30 all'ora. Questa è l'interpretazione che non mi piace. Lì avevo paura, non tanto di quello che mi potevano fare gli altri, perché... però il calcio può succedere di tutto. Mi ha dato fastidio che abbiamo cambiato il nostro modo di essere, abbiamo cambiato le nostre caratteristiche. Quando cambi caratteristiche è l'errore più grosso che secondo me si può fare nel calcio. Lei praticamente aveva più colpa dei vostri errori e non degli avversari, anche se gli avversari secondo me sono stati poca cosa, ma sono stati poca cosa per merito vostro o per che cosa? Noi poi venendo giù al campo l'abbiamo vista venire giù a piedi verso il campo, era tranquillo, isolato con se stesso, non volevo essere nella sua testa per carità, però mi è sembrato molto rilassato, molto tranquillo. Come l'ha preparata questa partita? Allora, intanto lei deve sapere che io per un ovvio modo di pensare, no? Al sabato finisco la mia settimana lavorativa e lì chiudo tutto quello che è il lavoro. Io dopo, da quel momento lì in poi non ho più dubbi. Ho solo e soltanto, e qui mi scuso io, che devo trovare le parole di dire al Masia di turno, al Bracca, questa gente qui importante che non gioca perché ho fatto altre scelte, ho fatto scelte di palleggio, ho fatto altre scelte. Ma questo rientra nel mio lavoro, c'è chi ha quelle cose tonde e lo fa, c'è chi non lo fa perché ha paura di Bracco o altre robe. Io sono talmente pulito intellettualmente che quello che dico ai miei giocatori loro lo prendono, perché vedono in me la pulizia mentale, non c'è tanti discorsi. Poi io mi sono sempre isolato prima delle partite e quindi qui ho la fortuna di andare a fare un giro fino al paese, ma l'ho sempre fatto, loro mi dicevano dove vai, ma me ne vado, ritorno un quarto d'ora prima della partita. Il bello non è qui che ho la fortuna di andare fuori, a Mantova andavo tutto intorno allo stadio, giravo intorno allo stadio. È bello alberato quello. Eh? È bello alberato quel viale di Mantova. Sì. È un mio modo per isolarmi, per non fare avere tensione ai giocatori, perché loro si vestono, fanno tutte le cose, la tensione li passa. Vedere una persona davanti che ti cammina, a me personalmente quando giocavo mi dava noia. E quindi esco via e ritorno dopo un po', ritorno quando sono in campo. Come l'ho preparata? Io gli avversari li stimo tutti,
ma riguardiamo insieme anche un paio di ore durante la settimana tutti gli avversari, riguardiamo con i miei giocatori e io gli dico sempre: non guardate la partita che vi faccio vedere, non mi interessa la partita, mi interessa che voi incominciate a capire le caratteristiche che ha ogni giocatore, poi vi immedesimate nel vostro ruolo e voi sapete che quel giocatore lì domenica viene da voi. Poi dopo questo c'è la mia squadra, io alleno la mia squadra, ho trasferito questo messaggio ai miei giocatori, noi siamo importanti noi. E quindi che cosa fanno gli altri non mi interessa, mi interessa se noi siamo bravi a farlo, perché se noi facciamo le nostre cose e siamo bravi a farlo, me la gioco con tutti, non mi preoccupo degli altri. Però ho talmente grande rispetto delle persone che devo andare anche a vedere. Però penso che il gioco sia la base di tutto. Quando tu giochi sbagli come. Poi ci sono le squadre più forti di noi e lì viene fuori la qualità delle persone. Però come avete visto qui sono arrivate anche le prime della classe, abbiamo bastonato anche loro attraverso il gioco. Perché se ci mettiamo a competere sulle qualità sbagliamo. Per me era il maestro di tutto il gioco. Ho cercato di fargli capire questo ai miei giocatori. Il mio lavoro della settimana è improntato solo e soltanto, gliel'ho detto una volta, sono stato anche cattivo con lui. Gli ho detto: voi non siete molto importanti. L'importante è che voi avete idea di che gioco state facendo. È il gioco che risalta le vostre qualità. Però lei una volta ha detto, che è stato molto onesto nel dirlo, che a lei piace il cuore mettere fuori a turno un Masia, un Papini, un Camilli, perché potrebbe farli giocare tutti. Oggi si è visto, perché Papini fino a quando è stato in campo, secondo me stava facendo difesa da lui e Camilli, perfetti. Poi quando è stato Masia al posto di Papini in attacco, a me sono piaciuti molto i presenti che hanno fatto in velocità. Allora guardi, le dico una verità racchiusa dentro una spogliatura. Quando mi sono accorto che questi ragazzi qui avevano delle qualità di palleggio, no? C'era un momento in cui non era tanto credibile ancora il concetto del gioco, ma era credibile le caratteristiche dei giocatori. E io ho detto questa frase, ho detto: se ho la fortuna o se potessi domattina fare la partita a Lega Pro, nella Lega Pro, e farli giocare tutti, quindi la Gorga, i vecchi, diciamo i vecchi, senza togliere nessuno, perché io una squadra che si facessi giocare tutti i vecchi, senza fuori quota, tranne Erba e Mitra, ok? Io sono convinto che questa squadra qui arriva a quinta in Serie C. Creato un gruppo. Allora io avevo due armi. Avevo l'arma di fargli capire che si doveva lavorare tanto e che non è stato facile. Perché gliel'ho messa davanti. Prima non si era lavorato. Ma non si era lavorato poco, tanto, non si era lavorato. E quindi bisognava fargli credere che c'era da lavorare. La seconda cosa, ve la dico, e di questo sono orgoglioso io, cioè è stata la mia idea, tutto il resto ce l'ha messo loro, di avergli fatto capire che il gioco è più importante di tutti. Noi dovevamo passare attraverso il gioco, attraverso il nostro modo di giocare, attraverso il nostro modo di palleggiare, attraverso il nostro modo di attaccare. E gli errori che noi tutt'oggi facciamo in fase difensiva è perché questa squadra qui non potrà mai difendersi. Questa squadra qui, il mio concetto è semplice: prima prendo palla e prima finita la fase difensiva mia, che è la più pericolosa, ma è pericolosa perché questa squadra qui è stata strutturata così. Questa squadra qui, se me la facessero ricostruire domattina,
io arrivo quarto o quinto in tutte le giornate. Con questo campionato, con questi giocatori qui, arrivo quarto o quinto. A dicembre. Se poi la società mi fa lo sforzo, me la vado a giocare anche piano su. Quindi ci figuri che idea ho dei miei giocatori. Lasciandoci a questo discorso, visto che poi settimana prossima si guarderà la classifica, non ci sarà mai il rammarico nel dire sta finendo e con questa condizione forse con qualche altra giornata si andava ancora più su e fuori dalle sabbie mobili? 17 domeniche fa, a quest'ora, era già mezz'ora che ero l'allenatore del Musei. 17 domeniche fa, perché mi sono stupito io. Vi dico un'altra verità. All'andata di questa partita qui, un quarto d'ora dopo, di solito il presidente riflette, un quarto d'ora dopo, esattamente un quarto d'ora dopo, io ho ricevuto la telefonata del mio presidente alla Musei, mi ha detto, oh, stavolta no, non me lo devi dire. Un quarto d'ora, io di solito lo sai che le telefonate verso le 7, le 8 e il giorno dopo, no? Questo qui però lo bisogna andarlo a dire a quei signori che quando sono venuto ha storto il naso. Io ho avuto grandissimo rispetto di chi mi ha preceduto, perché può succedere nella vita. Sono stato zitto. Questi signori qui hanno avuto poco rispetto del nuovo Graziani quando è venuto, perché gli hanno buttato una croce addosso sopra, ora questi signori qui e la devono ingoiare. E forse se sono uomini, ma non sono nemmeno uomini, perché sono qua, perché è facile raccontare le palle in mezzo alla via, dovrebbero venire e dire io sono stato uno di quelli. Possiamo fare due chiacchiere, siccome non c'hanno nemmeno un coglione, perché di solito se ne servono due, uno, è troppo semplice fare gli scemi per la via, ai bar o raccontare le palle. E bisogna ogni tanto tirarle fuori e dire aspetta, vado da quel signore là e gli chiedo scusa. E io li porto a mangiare una pizza perché sono dimostrati uomini. Risparmio anche quei soldi lì perché non vengono, perché non sono uomini, sono dei deficienti. Ultima, come sta Papini? Se non gioca Papini ne gioca un altro. Ma sì, è l'ultimo arrivato. Si è visto come l'ha sostituito. Allora Masia è venuto fuori qua e mi ha abbracciato, no? Perché? E qui è la gestione delle cose. Sabato, io di solito porto i giocatori tutti alla domenica e gli dico la scelta è questa perché ho fatto questa scelta. Come vi ho detto da due o tre settimane a questa parte, Masia è il giocatore uno che è diventato in forma in questo ultimo periodo. Lasciarlo fuori che gli vai a raccontare. Sabato l'ho preso da parte di Tommaso, come tutte le altre volte, cerco di aprire la partita e una volta aperta la partita tu mi spacchi la partita. Era incazzato come un bufalo, c'ha ragione. Detto fatto. C'ha ragione, che gli devi dire? Però lo so io la reazione dei giocatori ormai, è venuto, mi ha abbracciato, mi ha detto c'avevi ragione. Ho paura di cominciare a essere vecchio. Lei spende di invecchiare. Eh? Lei ci conti di invecchiare. Sì, ma lo sa che poi dopo, quando si diventa vecchio, ti dà del cretino. Ma uno si sente cretino quando vuole essere cretino. Se no, la gente, come ha detto lei, parla qua. Non lo so, ma siccome in me hanno trovato una persona che, se parliamo di calcio, mi piace anche parlarne, no? Mi piace anche confrontarne. Perché poi dopo io le penso le persone e dico, tu sei abile a parlare di calcio e tu no, te sei da bar e tu sei da circo. Mi piacerebbe sempre trovare tante persone con cui si parla di calcio e allora lì salta fuori non la commedia,
la finezza del calcio che in pochi conosce. Perché comunque la spada a me è piaciuta, lei forse non è d'accordo, ma a me è piaciuta, passaggi di prima, massimo due tocchi, non l'ho trovata neanche tanto lenta come lei dice, però io non ne capisco di calcio, mi sta arrivato al suo posto. Ma io in effetti vedi che con lei tutte le volte che ci siamo confrontati ho sempre parlato di calcio perché mi piace la sua interpretazione che dà alle cose, ogni tanto sembra anche che scherza, ma nel modo di scherzare dice delle grandi verità, colpisce le persone che poi sembra quasi che sia uno scherzo, l'altro non risponde e lì casca le brigate, capito? Allora mi piace questo modo di fare, lo so che lei capisce di calcio, ma la maggior parte di persone capiscono di calcio. Solo chi si diverte a fare delle guerre con i professionisti non si fa la guerra con i professionisti, perché se sei professionista vuol dire che sei di più rispetto ad altri, non siamo tutti sullo stesso piano, c'è l'allenatore dilettante che arriva fino a un punto, poi c'è il professionista ti fa il pelo al culo, con me è successo questo. Ho finito la giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.